Carissimi amici di YouTube, ben ritrovati al mio canale! Bentornati nel mio canale, io sono Walking Dread e proseguo il mio settimo episodio con Lucius. Allora, praticamente il nonno lì dice di andare nel sotterraneo. Mo quella se ne va. C'è nessuno. Non c'è nessuno! Tutti qua. E che il bello è che quella ritorna pure. Ah, la strada mia è quella laggiù. Meno male, l'ho evitato. Via via. Andate via. E dai. Ce l'ho fatta. Forse ce la faccio. Ce la faccio. Oh, ci siamo ragazzi. Sei riuscito a trovare la sala? E certo. I miei complimenti, Lucius. In 40 anni nessuno dei miei figli è stato in grado di farlo. Bassiamo un po' il volume. De pollice. Tu cerca l'invocazione, ma voglio te che devo fare io. Vabbè.
Allora tu onestamente, onestamente non so se sei influenzabile. Come pensavo. Quindi su uno ho un limite su due. Se c'è da fare qualcosa di importante, ma mi pare di no. Uno. No, questo per forza è così. Quindi due, tre, quattro, cinque. Allora, vediamo un po' cosa c'è da fare. Candele spente, casa mia. Accendiamo le candele. E candele accese. Candele accese. Candele accese. E candele accese. Poi. Devo accendere altre candele? No, penso di no, no. Non puoi farlo. Le candele le ho accese. Andiamo a sentire il vecio. Chi non mi ci fai entrare, vecio, vecio, vecio. Va bene così. Wayne Preston, ceppi per legare le vittime. Ceppi. Quindi. Due. Sarà forse da mettere qualcosa? No, questo è il sangue che dovrà scorrere. Ceppi perché i ceppi sono ceppi. Servirà una corda. Wayne. La sua mente è troppo forte. Allora, proviamo con qualche oggetto. E che ci metto? Allora, pare che non ho indizi qui. Allora, a quanto pare qua servono i ceppi, ma se io torno su ho la vaga impressione che è ancora tutto buio.
Sì. Torniamo giù. Candele non sono spente, adesso sono accese. Oh, aspetta, un amico ha finito di mettere le candele, forse. No, ma questa non c'è interazione. Qua non c'è interazione, qua non c'è interazione. C'è una mano di fuori, chissà se ci devo mettere. Mi si sono spente le candele. Allora proviamo a mettere tutte giù queste croci. Oh, aspetta, 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 c'era qualcosa da fare, vedi? Allora, riaccendiamo le candele, scusate ragazzi. Riaccendiamo le candles, le candele, come no? Va bene, sai che ti dico? Prendo questa, dato che ci sono. Questa è mia. Nuovo oggetto nell'inventario. Leghiamo il tipo. Tipo legato. Il tipo l'abbiamo legato. Legato. Adesso bisogna solo incendiarlo. Candele spente. E. Match. Ma perché prima me l'ha fatto fare e mo no? Vabbè, mi tocca spaccare la faccia. È stato legato. Ah, questi quando li prendo? Quando? Questi vanno piazzati qua. Allora, questa è a forma di croce. Intanto sai che facciamo le croci? Queste le rimettiamo come erano. Se no, un casino. Questa è a posto. Questa la rimettiamo com'era. E anche questa. Questa è a posto. Boh, non so, forse sì, forse no. Oggetti, mi manca un'altra scodella se non sbaglio, erano 4 triangles. Triangles qui. Qui ci va quell'altro tipo, cioè non è questo. Questo va qua. Oh, l'altra scodella dove la prendiamo? È sempre lì, solo che me l'ho scordata. Oh. È la sua. Ma non è che mi sono sbagliato.
Nonno mi ha raccontato di aver fatto un patto. Voglio che provare. Mi ha dato la colpa alle storie della regione. Mi conviene fare quel che mi chiede. Uno dei recipienti è rotto. Non potrà contenere il sangue. Devo sistemarlo. Avrò lasciato la colla sulla scrivania dello studio. Ma no, ce l'abbiamo già la colla. La colla ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo la colla. Dai, su. Questo. No, non è proprio così. Questo. Con questo. Questo. Non può contenere liquidi, ma tanto la colla è questa. Ah, perfetto. Pistola. Combinato. È stato combinato. Ma cosa c'entra? Ah, forse serviva, vedi? Involontariamente. Forse in collo. No. Ora lo dovrei riuscire a metterlo forse. Recipiente incollato. Duro tutto. Crede di essere mio amico solo per aver fatto quel patto. Quanto si sbaglia, povero illuso. Non lo so. Non vorrei stare nei suoi panni. Ci siamo. Ah, ok, forse qua dentro mi fa fare qualcosa. Apriti, sesamo. C'è il pugnaletto. Apriti, sesamo. Sesamo, c'è il pugnaletto e niente altro. Quindi facciamo un sacrificio. Non puoi farlo, non puoi farlo. Non puoi farlo. No, rimetti là l'oggetto. Ah, forse lo dovrei dare. Boh, adesso vediamo. A parte che manca un recipiente da mettere. Adesso forse se uso il mio coltello facciamo un sacrificio. Immaginavo io. Lavoro sporco a lui. Tot Ribaltamento della situazione. Malefico, malefico. Vediamo, no? Ci è slegato. Mo si incazza. Fireball. In forno con lui. Ficcare il naso nella vita era legata. Riesco a sentire qualcosa morsi nelle mie vene. La fiamma. Wayne sta girando le croci per indebolire, ma no.
non sa con chi ha a che fare. Ma cosa fa? Oh, mi ha ammazzato. Bisogna che mi impossesso del suo corpo. Dove sei? La sua mente è troppo forte. Oh, io devo dire cos'è Cupro. Dai! Una volta che le hai fatte tutte, vieni da me, mi viene a ammazzare. Ah, capito. Ma che gli posso fare? Ah, ho capito tutto. Uno. No, porca. Ho capito. Via, 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 via.
Oh, lo vuoi crepare? In forno. Hai visto? Riprovaci. Guarda che bestia che è diventato Lucius. Ancora lì a sospettare. Maggio 73, la cultura non paga. Belli tranquilli. Allora, proseguiamo. Allora, e qua bisognava prendere chiave, foglio. E soprattutto è questo, aprire questo cassetto. Poi uno e quello l'abbiamo fatto. Adesso andiamo giù, andiamo nella stanza della cassaforte. E apriamo la cassaforte. Ma prima di tutto giriamo questo. Poi diamogli il foglio dei documenti, che questo voleva. Esatto, te li do subito, non c'è problema. Poi chiudiamo. 6 6 19 66 e prendiamo la chiave, no? La pistola. Dunque, la pistola la combiniamo con i proiettili. Perfetto, quella è combinata. Esca. Adesso dovremo andare dal maestro in teoria. Allora, perché la mappa ancora ci dice di andare dal maestro, esattamente. Quindi qui, qui. Adesso lo spasso lo trovo io. Qui. The Maerstrandsen. Dove sei stato, Lucius? Dai, facciamo i compiti. Cominciamo la lezione. Perfetto. Ok, Lucius, di queste tre carte, indicami quale pensi sia la risposta giusta. Bravo. Quanto fa 1 più 1 più 1? Ti va bene questa? Bravo, Lucius.
Oh, andiamo? Quanto fa 1 più 2 meno 2? Bravo, Lucius. Mi sono ferrato su queste cose. Dai, dai. 6 meno 4. Dai. 7 meno 4 più 5 meno 8. Bene. La prossima materia è biologia. Ecco. Hai portato il libro di biologia? Tocca da ettene uno, via. Andiamo un po'. Questo non è un libro di biologia. Non è un libro di biologia, eh? Ah, ok, perfetto. Ok, ok. Ti controllo mentalmente, mentalmente ti controllo. Non lo sei, ma io ti controllo mentalmente. Vai bello, vai. Facci vedere quanto sei bravo a morire. Occhi neri, botto. E maestro è andato. Quando l'istitutore di Lucius si uccise, pensavo davvero di impazzire. Niente aveva più senso ormai. Un uomo pacifico e sereno si era suicidato con la pistola del senatore, arma che il senatore Wagner teneva al sicuro dentro la cassaforte del suo studio. Stando alla dichiarazione di vari testimoni, il signor Wagner si trovava in un'altra stanza a parlare con lo chauffeur quando si udì lo sparo. Non riuscivo a capire. L'istitutore, come era riuscito a impossessarsi della rivoltella? Misteri. Intendeva forse incriminare il suo superiore? Quel caso mi faceva uscire pazzo. Ogni volta che ottenevo una pista, ogni cosa attorno a me cominciava a crollare come un dannato castello di carte. Confesso che chi più mi preoccupava era la signora Wagner. La povera donna sembrava un'ombra di se stessa. Parlava da sola vagando per i corridoi. A volte rideva o piangeva senza motivo. La sua unica ossessione era abbandonare quella casa. Ma il senatore era troppo orgoglioso per andarsene. Si rifiutava di fuggire, perché era quello che i giornali bramavano per riempire le loro prime pagine. Ma quell'orgoglio gli sarebbe costato caro. Primo giugno 73, il guardone, a guardone. Il guardone, dobbiamo fare il guardone. Allora, Perfetto, dai, 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 sbrighiamoci che finisco questo capitolo. Poi dobbiamo scendere. Dobbiamo scendere, andare dritto e a sinistra. Forse qua. Sì, ma non mi dite che si... Oh, bisogna far fuori questa. Susan, vedi che si occupa del bucato. Va bene. E allora? Cos'è che stava facendo qua?
Ma non gli posso fare niente. Qualcosa ho fatto, ma non so cosa. Oh 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 oh. Andò a controllare. Ferro di stiro dentro la lavatrice. Via 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 via. Cucù, che è successo? Susan, ho messo fuori sulla lavatrice. Susan non può più lavare i vestiti, dice che andrà a fare la doccia. Allora, vediamo un po'. Dove sarà la stanza di Susan? Scommetto che non vai su. Effettivamente qui non è la stanza di Susan. Da che direzione? Dove c'era una doccia? Ah, c'era un bagno. Effettivamente. Effettivamente c'era un bagno, ma non so. Ma dove fai la doccia tu? Certo, certo, ci vado subito. Andiamo a vedere se il bagno è libero. Che se non sbaglio ci sono due bagni. Oh oh, qualcosa è successo. C'era una croce nel bagno che influenzava i miei poteri. L'ho messa testa in giù. Susan farà la doccia proprio in quel bagno. Tocca andare in piazza Susan. Dove c'è? Susan. Susan, dove sei? Susan? Scusa, eh? Perché non ci posso più riandare? Ah, se non sbaglio qua c'era quel buco della serratura. Ops, nudis. Allora, qua c'è da fare qualcosa. Esattamente, è proprio quel che immaginavo. 1 2. Non c'è. Ma dove è andata a finire? Ma una sfiga più di questa. Arriviamoci da qua. Io penso una sfiga più di questa non ci poteva essere. Riproviamoci. Che tanto con uno non si fa una mazza. Oddio. Tanto.
Ah, no. Muori. Io ci ho visto tutta la passerina. Combustione. È diventato più bastardo. Lucius. So che mi ha chiesto di non tornare, signor Wagner, ma credo che preferirà trattare la questione con me piuttosto che doversela vedere con i federali. Un altro incidente, vero? Non ci credo. La porta era chiusa da dentro. Ogni cosa fa pensare a un suicidio. Ma c'è qualcosa che non torna. Qui c'è qualcosa di molto strano. Io non so più che cosa pensare. Forse questa casa è maledetta. Sto diventando pazzo. Non credo. Tranquillo. Che mi abbia pensato. È per questo che sono andato dal sacerdote. Sei stato tu a dirgli di venire. Ma come diavolo ti sei permesso? Si deve calmare. Cercavo solo di aiutare la sua famiglia. Mi dispiace. Concentriamoci sul caso. Ha novità di suo padre. La prego di chiamarmi subito se ricevi sue notizie. Credo non ci abbia raccontato tutto quello che sa. Sei giugno 73, brutta aria. Bene ragazzi, vi lascio qui, questo è il mio settimo episodio di Lucius e alla prossima, e se vi è piaciuto il video lasciate un like, commentate e se volete commentate con se volete magari che porto su un gioco sul mio canale, commentate così io lo porto senza problemi, non ci sono problemi per me. E vi ringrazio, alla prossima, bye bye!